Seconda parte di Nero su Bianco, abbiamo parlato di rifiuti, diciamo che... di prodotti spazzatura. Prodotti spazzatura, non lo so se possiamo fare questa battuta, però abbiamo cambiato qui il nostro parterre proprio perché parleremo delle vicende legate vecchia, nuova, a Banca Etruria, alle prospettive, insomma, del settore bancario ad Arezzo, e lo facciamo con Vincenzo La Croce, presidente dell'Associazione Amici di Banca Etruria. Buonasera, buonasera. Benvenuto. E poi Fabio Faltoni, che rappresenta la Fabi, che spesso ascoltiamo nei nostri telegiornali, ovviamente le loro prese di posizione, soprattutto su quanto è in divenire con l'arrivo di Ubi anche a livello di occupazione. Io vorrei partire da questa grafica che ci dice, non sappiamo se è aggiornata, penso che sia abbastanza aggiornata, che ci dice in questo momento quante banche ci sono nella provincia di Arezzo. E ovviamente la fanno la padrona Monte dei Paschi, Nuova Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Firenze, Unicredit e via dicendo. Se non ho contato male sono 29. Quindi non sono poche, non sono poche in una provincia come Arezzo, tra l'altro anche banche che magari non hanno neanche un grande nome, probabilmente lavorano perché evidentemente continuano a rimanere aperte. Quello che vi chiedo è se ha senso ancora oggi parlare di banca del territorio di fronte a un sistema che ovviamente rispetto alla famosa banca popolare delle Etrurie del Lazio, eccetera, è molto cambiato. Ma io dico di sì, assolutamente. Infatti è con amarezza, diciamo, che noi vediamo che Banca Etruria ormai sì, verrà sostituita da Ubi, ma non sarà più la banca del territorio. Prima, voglio dire, l'imprenditore che aveva grandi necessità era possibile si recasse anche alla direzione generale. Ecco, sicuramente da parte di Ubi, e ce l'auguriamo, che rimarrà, diciamo, una grossa area dedicata qui ad Arezzo, insomma, ecco. Però la vecchia Banca Etruria ha fatto, diciamo, la fortuna di Arezzo, la fortuna economica. Se ancora ad Arezzo ci sono tanti soldi, ecco perché ci sono tante banche, è proprio perché, insomma, Banca Etruria ha aiutato l'economia, ha aiutato tanti imprenditori per crescere, ha aiutato la città, la provincia. Io infatti sono stato sempre fautore per il radicamento prima in Toscana di Banca Etruria, perché aveva una fidelizzazione in Toscana Banca Etruria che era veramente forte. L'errore è stato proprio di non crescere per linee interne ma per linee esterne, acquisendo Popolare di Roma prima la Popolare dell'Alto Lazio, poi la Popolare di Roma, poi la Banca del Vecchio, banche che sono costate anche tanti soldi. E poi sono stati anche alcuni, tipo la Banca Popolare dell'Alto Lazio, difficili da digerire, insomma, sono stati, quello era davvero un rospo da digerire, molto difficile, e questo ha un po' penalizzato la crescita di Banca Etruria, ed ecco perché siamo arrivati poi finalmente anche a questo, insomma. Ecco. Ecco, uno scenario che è molto complesso adesso, e anche per, insomma, il tipo di istituto che è Ubi, come diceva Vincenzo La Croce, è appunto difficile ipotizzare, poi ovviamente ci auguriamo che sia così, ma che si riprenda quel rapporto col territorio che c'era prima. Certo, il rapporto col territorio di Banca Etruria e di tutti i suoi dipendenti era ed è ancora forte. Noi contiamo di continuarlo sotto un'altra veste, la veste del gruppo Ubi, che è un gruppo ex popolare. Fino a un anno e mezzo fa era una banca popolare, quindi rispondeva alle stesse logiche delle banche popolari. Quindi il radicamento, il rapporto con il territorio, noi ci auspichiamo, almeno noi dipendenti, di poterlo continuare sotto un'altra veste, perché noi crediamo che ha ancora senso avere una banca del territorio. E devo dire che la fortuna di Banca Etruria è anche questa, di poter entrare in un gruppo così importante. È quella la fortuna di Banca Etruria, quella di essere una banca del territorio. Noi siamo presenti in Toscana, Ubi non è quasi per nulla presente, quindi questo dovrebbe facilitare anche il discorso relativo al numero delle filiali e alle sovrapposizioni che, per quanto riguarda la Toscana, in gran parte anche il centro Italia, con Banca Etruria non ci saranno. Vincenzo, ci sono istituti, come è stato anche detto da qualcuno, tra cui l'onorevole Bianconi, che da questa vicenda quello quanto accaduto, insomma, alla vecchia Banca Etruria ne potrebbero beneficiare,
ovviamente non si riferisce a UBI, si riferisce ad altri istituti che potrebbero inserirsi nel territorio approfittando di... Ma quello sicuramente, perché ci sono già piccole banche che stanno crescendo, la banca del Chianti, nonostante quello che sta succedendo, diciamo, a livello di bilancio in questi giorni, poi c'è la banca di Cambiano di Castel Fiorentino, insomma, che tutte quante stanno arrivando, diciamo, ad Arezzo, ecco, proprio nell'ultimo periodo, ecco, Banca Chianti aveva già aperto a Pievaltoppo e aprirà presto anche lì alle ex Camere di Commercio, la Castel Fiorentino, Cambiano di Castel Fiorentino, aprirà in via Guido Mono, quindi piccole banche che crescono, ecco, per carità, ecco, però noi, come diceva prima Faltoni, ci auguriamo davvero che UBI svolga un ruolo importante sul territorio, ma non per sfavorire le altre banche, ma perché, voglio dire, già i dipendenti abituati, diciamo, a conoscere la clientela, la più vasta, no? Certo, anche le altre banche le conoscono, però sa, l'inserimento è lungo, eh? Banca Etruria esisteva da oltre 130 anni, insomma, quindi, voglio dire, una banca che ormai il territorio era suo, parliamoci chiaro, infatti aveva una grande quota di mercato, diciamo, Banca Etruria. Quindi speriamo tutti che in effetti rimanga questa area, va bene? Anche perché dovremmo essere anche favoriti, ecco, UBI apre, so che l'area sarà ad Ancona, quindi Banca Marche e Aiesi soffrirà di poco, avrà un'altra sede operativa a Roma, speriamo che l'altra sia ad Arezzo, e dovrebbe essere così, auguriamoci davvero, insomma, che si riprenda questo rapporto, ecco, di collaborazione con la città, con tutti i risparmiatori, insomma, perché non sarà facile, perché i risparmiatori sono stati enormemente penalizzati, non solo gli azionisti, ma anche gli obbligazionisti in particolare, insomma, ecco, quella è una cosa che io, diciamo, sia come associazione, sia come io sono membro anche degli risparmiatori azzerati, diciamo, del Salvabanche, ecco, sinceramente per noi è importante che si faccia qualcosa. Per gli azionisti, noi siamo stati in Banca d'Italia proprio recentemente e abbiamo proposto, e ce l'auguriamo, che venga fatto un aumento di capitale destinato agli ex azionisti di Banca Etruria, perché solo così si può recuperare la fiducia del risparmiatore, perché è vero, lei dice, hanno perso i soldi, però sono sicuro, se si viene, si può riconoscere un piccolo warrant, noi parlavamo anche in Banca d'Italia, 10 centesimi, 20 centesimi, non sappiamo, eccetera. Però se si riesce a costruire, diciamo, ecco, progetti, insomma, così, di partecipazione, secondo me veramente, ecco, allora UBI potrà inserirsi, ecco, alla grande, diciamo, nei luoghi dove Banca Etruria ormai operava benissimo. Allora, Piero, ma io vedo un altro aspetto, cioè, vale a dire, quanto sia necessario salvare per forza queste banche, perché di solito quando le aziende, le industrie, diciamo, vanno in crisi, praticamente, diciamo, che poco si fa per cercare, e invece per quanto riguarda le banche di solito si buttano tanti soldi, si fanno buttare ai cittadini, e quindi, ecco, io secondo il mio punto di vista non vedo questa necessità, appunto, di far sì che vengano tirati fuori tutti questi soldi da parte dello Stato, quando poi chi è che dovrebbe anche controllare, tipo Banca Italia, noi abbiamo visto, Banca Italia, per dire, faceva sì le ispezioni, ma poi che ispezioni faceva? Quindi, secondo il mio punto di vista, nessuno si era accorto e nessuno si accorgeva che lì dentro si faceva, diciamo, cose molto molto brutte, e di cui ora la magistratura si interesserà, e io spero che lo faccia, per dire. E quindi io credo che a un certo momento, quando c'è un sovradimensionamento, appunto, anche da parte delle banche, e qui bisogna finirla di tirar fuori sempre soldi che poi ricadono sempre sui cittadini, e poi vediamo 3 miliardi e 800 milioni tirati fuori, appunto, sempre per il Monte dei Paschi nel 2016. Nel 2017 non hanno tirato fuori niente, però sui conti correnti 25 euro sono stati addebitati per Salvabanche, e poi Monte dei Paschi presenta un bilancio in rosso di 3 miliardi e 800 milioni. Ma volevo dire, ma ragazzi, ma che si sta giocando? E poi questi dice che aiutano gli imprenditori, faccio l'imprenditore,
Ma dove hanno aiutato gli imprenditori? Negli ultimi 3 o 4 anni, dove hanno aiutato le banche e gli imprenditori? Nessuna, non Banca Etruria che ormai era in crisi, ma anche le altre. Anche le altre. E quindi io dico che è l'ora di finirla, perché quando a un certo punto le aziende che producono un certo prodotto sono troppe, si cerca di limitarle, e quindi, e anche le banche secondo me vanno limitate, e invece ne aprirà altre. E sembra che su qualche intercettazione che qualcuno abbia detto che sulle ceneri di Banca Etruria probabilmente potrebbe rinascere altre banche del territorio, ma ci vengono a prendere in giro per far cosa? Poi per fare quello, per fregare tutti quei poveri azionisti che hanno fregato e ancora non ristorati, perché poi dopo trovano dei sistemi, poi sentiamo il ristoro. Sentiremo Federconsumatori su queste domande, che insomma sono tante ancora, che attendono il rimborso. Davide, tu, allora, Piero ha sollevato dei problemi, insomma, sì, paga sempre il cittadino. Sempre per proseguire quello che diceva Piero, le banche negli ultimi anni hanno fatto i profitti privati e i debiti pubblici, mettiamola così, cioè nel senso che fino a un certo punto abbiamo assistito a una... Hanno ristorato i suoi amici. Ma parte, sì, a parte quello che anche Banca Etruria, come diceva La Croce, ha dispensato tanti benefici a tanti amici che poi si sono guardati bene da restituire quello che hanno ricevuto, e sono quelli che hanno determinato poi il fallimento. Ma quello che volevo dire, che per riprendere quello che diceva Piero, che le banche si sono lasciate una libertà di fare quello che volevano, e anche perché poi la vigilanza di fatto si è capito che non esisteva o esisteva in maniera limitata, e però nel momento in cui c'è il fallimento, perché come tutte le imprese possono fallire, tutti sono andati a invocare l'aiuto pubblico, e quindi di Banca Etruria e il primo gruppo di banche che hanno subito questa procedura, e credo che doveva essere forse una lezione per tutti, cioè nel senso che quando si affida i soldi alle banche bisogna saper controllare a chi si affidano. Però la reazione che c'è stata a livello generale è stata invece completamente inversa, cioè nel senso di dire deve pagare lo Stato, cioè io i soldi li ho dati alla banca, gli ho dati i boni e li rivoglio boni e lo Stato mi deve garantire. Allora vengo al punto, cioè bisognerebbe allora ritornare alla pubblicizzazione del sistema bancario, perché se, ripeto, quando ci sono i profitti sono privati e fanno quello che vogliono, ma quando poi c'è i buchi da coprire, deve intervenire lo Stato, qualcosa non funziona, o tornano pubbliche e allora non ha senso anche quello che sta avvenendo in questi momenti, in questi giorni ad Arezzo, del tipo di dire che arrivano altre banche, quando sappiamo benissimo che c'è da ridimensionare Banca Etruria. Io la credo dovrebbe intervenire lo Stato, che dice chiaramente no, non ci vanno altre banche, eventualmente, non lo so, se proprio ci saranno altre banche che crescono, stabiliamo che dovranno assumere il personale in esubero di Banca Etruria, perché, ripeto, lo Stato deve intervenire a metterci soldi, il fondo di solidarietà che ha rimborsato parzialmente gli obbligazionisti, come ha detto Piero, poi le banche sono state autorizzate di fatto a pagare 25 euro a tutti, allora lo paghiamo tutti, di nuovo ritorno a dire, è pubblico, allora Arezzo in questa situazione si deve stabilire che non ci viene nessun'altra banca, perché se una è in queste condizioni, cioè tutti questi esuberi, prima di tutto cerchiamo di far lavorare queste persone. Allora, proprio su, ecco, che segnali arrivano su appunto un eventuale ridimensionamento anche strutturale delle filiali di Banca Etruria e sul personale? Certo, questo è un argomento molto interessante. Come dicevo prima, UBI Banca non ha sovrapposizione di filiali in Toscana e nell'Italia centrale, quindi questo è già una nota positiva. Certo che il timore di eccedenze di personale c'è, ovviamente, sappiamo che nei prossimi anni il sistema bancario avrà 20-25 mila esuberi di personale. Questi esuberi, lo ricordo, sono stati sempre trattati con soldi del sistema, quindi nessun euro pubblico
pubblico è stato speso negli ultimi 15-20 anni per mandare in prepensionamento 50.000 ex dipendenti di banca. E per quanto riguarda Banca Etruria, siamo già dentro una trattativa che parla di alcuni, per ora pochi esuberi, ma la battaglia è quella di mantenere un centro decisionale ad Arezzo. Noi abbiamo il centro direzionale di via Calamandrei, logisticamente molto importante e molto comodo anche per una nuova banca. Abbiamo il mercato dell'oro, Ubibanca con noi non entra solamente in Toscana ma entra anche nel mercato dell'oro, quindi c'è tutto uno spazio logico per far sì che Arezzo mantenga il centro direzionale, magari porti ad Arezzo alcune lavorazioni di servizi che al momento Ubi può avere altrove. Da Brescia, Bergamo fino a Iesi quasi, Ubi non ha nessun centro direzionale, quindi secondo noi è opportuno cominciare a ragionare, e lo facciano anche tutte le istituzioni locali, per mantenerlo ad Arezzo. Chi lavora ovviamente si è trovato in questo vortice, te lo chiedo anche personalmente ovviamente, sì. Se non dico che avevate il sentore che stava per succedere qualcosa, ma insomma com'era il clima, si percepiva che c'era qualcosa che non andava, i piani alti a livello poi di tutto quello che poi in parte è venuto fuori, o è stato proprio un fulmine a ciel sereno? Ma è stato in gran parte un fulmine a ciel sereno, anche perché noi confidavamo sulle ispezioni, numerose ispezioni della Banca d'Italia che sono seguite in questi anni. Anche le emissioni obbligazionarie, delle famose obbligazioni subordinate, erano in qualche modo avallate dalla Banca d'Italia. Noi eravamo quotati in borsa, c'era la Consob che controllava, quindi noi si pensa che ognuno deve fare il suo lavoro e farlo bene. Poi ci siamo trovati dentro una tempesta perfetta negli ultimi 2 o 3 anni dalla quale ancora non siamo usciti. Ricordo come ancora alcuni colleghi stanno ottenendo l'avviso di chiusura indagini per truffa aggravata per la vendita delle obbligazioni subordinate che sono state cancellate, lo voglio ricordare, da un decreto del governo di concerto con le autorità europee e non certo dai dipendenti di Banca Etruria. Ecco, si è parlato di ispezioni, di chi doveva vigilare, chi non vigilava, ma queste ispezioni, diciamo, da un punto di vista anche per spiegarlo, no? Sì, sì. Alle persone, sono ispezioni che approfondite, nel senso, ma come è possibile, si chiede per la gente, quanto ne so io, per quanto ne so io, me ne sono occupato per oltre 20 anni, le ispezioni sono una cosa seria, io voglio dire, lo posso assolutamente assicurare. Mancavano certo, diciamo, alcune poteri alla Banca d'Italia. Solo nel 2015 la Banca d'Italia per legge ha la possibilità dal 2015 di sostituire il Presidente, il Direttore Generale ed altri esponenti del Consiglio d'Amministrazione. Prima, anche se ad Arezzo non so, metteva un giudizio sfavorevole, ecco, prima non lo poteva fare, tanto per dire. Purtroppo sono le assemblee che devono decidere, e le assemblee ad Arezzo lo sappiamo come funzionavano. Io il mio primo intervento l'ho fatto nel 2009, guardando i bilanci, ho fatto un intervento molto duro, diciamo, sui bilanci già fin dal 2009. Non è che, diciamo, ma leggendo i bilanci, non è che andavo lì ad inventare dati, eccetera, perché sa, chi sa leggere i bilanci si vede, no? L'andamento, diciamo, e quali sono le prospettive di crescita oppure di crollo, insomma. E purtroppo, diciamo, sì, nelle ispezioni qualche errore, a mio giudizio, c'è stato, ecco, perché ci può essere, perché, vede, se c'è la collaborazione piena delle banche, tu in 3-4 mesi, che sono diversi gli ispettori, puoi anche portare, diciamo così, a termine un'ispezione, diciamo, consistente, eccetera. Ma guardi che se non c'è la collaborazione, tanto per dire, anche della banca, una volta un ispettore mi ha detto, vedi, ad esempio, a Banca Etruria sono muri di gomma. Io lo dico sì. Perché me l'ha detto davvero, muri di gomma. Quindi non è facile, anche se dico che Banca Italia alcuni errori li ha fatti. Nel 2010 nelle ispezioni li ha fatti. La 2013 è stato abbastanza, l'ispezione è abbastanza pesante, però ad esempio nel 2010 e nel 2013 perché non sono stati rilevati i conflitti di interessi di alcuni esponenti del Consiglio e sono stati solo rilevati nell'ispezione del 2015? Perché altrimenti non sarebbero potuti candidare nelle liste successive, no? E quindi è vero, nell'ispezione non si può fare tutto, ma ci sono alcune cose
che non possono non essere viste, insomma, assolutamente, insomma, vanno approfondite. Capisco che il lavoro è tanto, ve lo dico, perché a volte non si dorme neanche la notte se uno è serio che fa l'ispezione seriamente, perché sa, ma mi stanno raccontando le cose per bene, perché tu quando c'hai, io mi sono occupato spesso di contabilità, di bilanci e di controlli interni, tanto per dire, no? Ma tu devi fare anche la valutazione con chi ha a che fare, tu, perché io devo dire la verità, così mi mettevo davanti, no? E poi decidevo io le voci contabili tutte da aprire, no? Si aprono in tanti modi, ora ci sono supporti elettronici che sono abbastanza potenti, insomma, non è che si perde tanto tempo. Quindi se uno, voglio dire, certo, certi settori, voglio dire, come il credito, vanno visti veramente, insomma, comunque per un'attenta bene, analisi, insomma, già da questi bilanci del 2009. Beh, nel 2009 si vedeva una prospettiva negativa, si vedeva nel 2009, tant'è che io che cosa ho contestato nel mio intervento, sono pubblici, no? Nel 2009 ho contestato soprattutto le errate strategie che erano state fatte, no? Errate strategie, perché ancora la banca aveva un ottimo patrimonio, e tra le errate strategie sono quello di finanziare, di dare i soldi soprattutto nel credito a quelli che esatto, poi non avrebbero ridati. La strategia sono sia strategie di crescita, no? Acquisendo banche esternamente, non crescendo, aprendo sportelli suoi soprattutto in Toscana, no? Perché acquisire Banca del Vecchio a 113 milioni quando il suo valore era 50 milioni, scusate, la San Marino l'aveva valutata 50 milioni, voglio dire, quindi sinceramente, acquisirla a quei prezzi lì, sinceramente, anche perché non è stata mai Banca Etruria una banca portata, diciamo, no, a, come si dice, ad operare sul retail. Banca Etruria è abituata a operare sia i grandi prestiti che la finanza, e per fortuna l'operativa in realtà in derivati è stata sempre limitata in Banca Etruria, ma nei crediti, sinceramente, in particolare i conflitti di interesse nel consiglio di amministrazione, non si possono dare 60 milioni a Caltagirone, 60 a questo, 40 a quell'altro, cioè, perché certo, io ho sempre pensato che anche se la legge sul conflitto di interessi prevede che i consiglieri d'amministrazione possono avere i fidi regolarmente deliberati dal consiglio d'amministrazione senza la loro presenza, eccetera, eccetera, secondo me un consigliere doveva evitare di avere affidamenti nella propria banca, perché in questo modo può essere, come si dice, condizionato, diciamo, no? Condizionato poi anche nei voti, perché certo, poi quando devono votare anche la sua pratica, allora può essere condizionato anche nel dire sì o no su altre delibere, insomma. Ecco, questi sono i veri problemi di una banca, insomma. Ecco. Allora, i problemi che poi ovviamente hanno riguardato i risparmiatori, proprio in questi giorni Federconsumatori ha fatto sapere che oltre 1360 sono ancora in attesa. Sentiamo l'intervista che Chiara Salotti ha fatto con Ferrari di Federconsumatori. Sono ancora oltre 1300 i bondisti aretini azzerati dal decreto salva banche rimasti a bocca asciutta in attesa del rimborso forfettario all'80%. Si è concluso infatti lo scorso gennaio l'invio delle domande per il ristoro. Federconsumatori Arezzo ha presentato 1923 istanze al fondo per un controvalore di quasi 35 milioni di euro, ma ad oggi ne sono stati rimborsati appena 561. La normativa che dice che entro 60 giorni otterrà il rimborso, e qui siamo già a qualcuno ormai a 5-6 mesi e non ha visto niente, e capisce lo stato d'angoscia e comincia a farsi strada nelle persone. E noi ovviamente cerchiamo di rassicurarli, ma poi alla fine ci dobbiamo muovere per dire, ma insomma, cosa facciamo perché in qualche modo questi tempi siano accelerati. Abbiamo chiesto un incontro al sottosegretario Baretta, vogliamo chiedere al governo cosa intenda fare per tentare di accelerare queste pratiche. Però noi abbiamo intenzione anche di presentare un'interrogazione a tutti i parlamentari della circoscrizione aretina, perché durante il cosiddetto question time facciano un'interrogazione precisa nei confronti del governo e nei confronti del ministero. Inoltre Federconsumatori, avvalendosi dell'assistenza di uno studio legale di un pool di avvocati, è intenzionata ad agire per via giudiziaria contro gli ex amministratori della banca e contro la società di revisione e certificazione dei bilanci. Se c'è la bancarotta fraudolenta, vuol dire che c'è stato malagestio, distorsione di capitali e quant'altro. E quindi è nostro dovere
per tutelare le persone e costituirsi parte civile in quel processo, nel processo per bancarotta fraudolenta. Lo faremo e diremo alle persone di costituirsi anche loro. Chi lo chiederemo? Agli obbligazionisti, perché l'80% non è il 100%. E poi lo faremo fare anche agli azionisti, perché gli azionisti sono fuori da tutto questo contesto. Altra strada percorribile che sicuramente percorrerete è quella dell'azione di responsabilità nei confronti della società di revisione. Se ci sono soggetti che certificano i bilanci, e certificando i bilanci danno un rating alla banca alto, e qualcuno con questo rating investe i propri soldi perché dà fiducia a quella banca, viceversa la banca è la decotta, perché non deve essere chiamato a rispondere delle proprie responsabilità? E per illustrare tutto questo, Federconsumatori ha messo in calendario un ciclo di 20 assemblee che prenderanno avvio i primi di aprile. Gli spiegheremo cosa gli proponiamo di fare, come intendiamo procedere, gli spiegheremo anche i costi che ci sono e ognuno farà le proprie valutazioni. Valutazioni? Sì, la valutazione è questa, che poi, e oltretutto, diciamo che sarà anche difficile, perché io, essendo in mezzo un po' alla gente tutti i giorni, quindi sento un po', chiaramente ci sono tanta gente che è stata fregata proprio e non sarà ristorata, perché quelli delle azioni non saranno ristorati. E quindi ecco, io credo che il compito di UbiBank sarà molto molto forte, perché dovrà essere molto forte, perché tanta gente di banca, ex bancatura o banca come sia, non ne vuol sapere, perché io ho visto, per dire, io ancora sono rimasto cliente, nonostante che anch'io in piccole cose, però diciamo sono tra quelli fregati, perché avevo delle azioni e quindi ecco, e sono rimasto lì, però io ho visto un calo notevole per dire nelle varie agenzie e quindi ecco, di clienti, e quindi ecco, io credo che sarà un lavoro molto duro, e vedo che tra i dipendenti un po' di preoccupazione c'è, perché è chiaro che ora un po' di meno, forse perché abbiamo visto che forse gli esuberi non saranno tanti, però ecco, non c'è preoccupazione, soprattutto perché ancora c'è, diciamo, l'odore che ha lasciato Banca Etruria, e certi lo chiamerebbero puzzo, ma questa preoccupazione è che appunto sarà una scala molto ripida da risalire, per cercare di ritornare a un po' di... Certo, la forza di Banca Etruria sta nei suoi dipendenti. Io lo dico con un gioco di parole da un anno e mezzo, che la vera good bank sono i dipendenti, e devo dire che riscontri positivi da parte della clientela ne abbiamo tutti i giorni che apriamo noi le filiali. Anche perché noi dipendenti siamo vittime, come sono state vittime alcuni clienti. Noi quasi tutti dei 1500 dipendenti erano azionisti ovviamente della banca, quindi le azioni delle quali si parla molto molto poco, però le azioni le avevamo anche noi. Centinaia di colleghi in maniera diretta o con familiari ristretti avevano le obbligazioni subordinate. Noi poi, a causa della crisi della banca, abbiamo subito importanti decurtazioni di stipendio e stiamo subendo la nostra cassa integrazione, che si chiama giornate di solidarietà, però noi facciamo cassa integrazione già da alcuni anni, quindi i sacrifici i dipendenti li stanno già facendo da un sacco di tempo. Allora, martedì ci sarà un incontro. Sì, martedì, diciamo, insieme risparmiatori azzerati da Salvabanche, Federconsumatori e Associazione Amici di Banca Etruria, saremo a Roma, faremo un sit-in davanti al Ministero delle Finanze e alle 16 avremo un incontro con il sottosegretario al Tesoro e alle Finanze, sottosegretario Baretta, sì. Che cosa chiederemo? Diciamo che tratteremo diversi aspetti, quelli che abbiamo trattato circa 25 giorni fa in Banca d'Italia, quale ad esempio una parte delle plusvalenze che riverranno dalle sofferenze
dalla vendita delle sofferenze almeno un terzo che vada al ristoro degli obbligazionisti e degli azionisti. Ad esempio dovremmo parlare di nuovo dell'arbitrato. L'arbitrato, signori, abbiamo fatto un'audizione in Senato e proprio in base alla nostra audizione il senatore Fornaro, che era il relatore, non ci credeva quando io ho detto che la legge di stabilità non prevedeva paletti per quanto riguarda l'arbitrato. Sul decreto per l'arbitrato l'hanno messo, la Commissione Finanza e Tesoro ha detto la Commissione del Senato Finanza e Tesoro ha detto che avevamo ragione e quindi ha approvato questo emendamento, l'ha approvato poi la Camera dei Deputati e quindi senza paletti, aperto a tutti, che possono dimostrare di fronte agli arbitri che realmente chi è stato truffato o chi non è stato truffato, insomma, cioè, lo dimostreranno lì. Quindi sinceramente anche di questo si parlerà, perché purtroppo la Camera, il Governo dice le banche non vogliono partecipare, e lo so, è stato un grande errore quello di mettere i bail-in alle quattro banche. Con 2 miliardi avremmo risolto tutto con gli aumenti di capitale, non falliva Banca Etruria, non falliva nessuno, adesso si arriverà forse a 6 miliardi e questa è una cosa gravissima per quello che è stato fatto dalle istituzioni, dal Governo e dalle altre istituzioni, da Banca d'Italia, dall'Europa, insomma da tutti. Davide, a te l'ultima domanda che ti voglio fare è: qualcuno aveva aveva interesse che finisse così, cioè che Banca Etruria finisse in questo modo? Ma no, non credo che si possa dire, cioè io credo che gli amici degli amici hanno scorrazzato dentro Banca Etruria e non solo Banca Etruria, perché penso anche altre banche e soprattutto nelle popolari ci si sono ben impiegati in tutti questi anni. Io credo che, non lo so, la storia poi verrà scritta di questa vicenda, ma ritengo che la politica in Italia purtroppo non riesce a risolvere i problemi della gente, soprattutto non riesce a prevenirli, e quindi la politica non è intervenuta come doveva quando era il momento, e quindi penso al 2008, 2009, 2010, come hanno fatto altri paesi, si doveva avere il coraggio di intervenire nel sistema bancario nazionalizzandole queste banche piuttosto. Poi, però in Italia invece si è preferito dire che il sistema era perfetto, erano gli altri che facevano acqua, ma noi eravamo un sistema solido, forte. Poi dopo sono intervenuti, io credo, senza valutare fino in fondo le conseguenze di quello che stavano facendo. Certo, quello che ha detto Bianconi più di una volta, che qualche conflitto di interesse c'è stato anche in qualche personaggio che prima ha valutato le sofferenze della banca e poi tramite altre società lui collegate le ha comprate. E quel fatto di arrivare a acquistare quelle sofferenze con una svalutazione enorme di conseguenza poi ha determinato che la stessa banca non era più patrimonializzata. Quindi sicuramente i conflitti di interesse e qualcosa di poco chiaro c'è, però ecco, io torno a dire, siamo in questo momento, siamo a questo punto, mi aspetterei dalla politica veramente degli interventi che guardano al futuro, perché non ci dimentichiamo anche la vicenda del Monte dei Paschi, che è stata messa in contrapposizione a questa, ma ancora è al di là di essere risolta, perché ancora non si sa come va a finire, perché sembra che lì è stata risolta, ma quello che si è visto non è stato risolto nulla. Bene, io ringrazio molto Fabio Faltoni, Vincenzo Lacroce, grazie a Piero Franchini, a Davide Faltoni, grazie a tutti, ci vediamo venerdì prossimo.